Ciao a tutti amici di Travel Guru. Oggi parliamo di una gita durante il weekend che abbiamo fatto ad Amsterdam. Allora, ovviamente, essendo una coppia, non siamo andati per la zona rossa, quindi no canne e no mignotte. In questo video cercheremo di farvi vedere cos'altro c'è da vedere ad Amsterdam. Cosa numero uno: andare a vedere tutta la zona medievale, farsi una bella passeggiata. Ricordatevi che se andate in autunno, come siamo andati noi, la sfiga è che si riesce, un momento c'è il sole, 3 secondi dopo piove a dirotto, poi c'è il sole, piove a dirotto, poi fa vento, poi fa un caldo. Qui il tempo è molto variabile, si passa dalla pioggia al sole in mezzo minuto. Gin tonic in una delle patrie del gin. Numero 2, cosa da vedere assolutamente, è all'interno della zona rossa, ma dovete andarci di giorno, assolutamente. Dovete andarci apposta perché non è facile da trovare. Difficile da trovare, ma è una meraviglia, e si tratta della chiesa di Nostro Signore nel soffitto. Chiesa di Nostro Signore nel soffitto. Facciamo un po' di... In soffitto. Sì, è più bello nel soffitto, è brutto in soffitta. Ma bello. Qual è il vero nome? Sì, in soffitta. In soffitta. Il vero nome è Hans Lieve Herr Opsolder. Ok, andate a... alla chiesa di Nostro Signore in soffitta. Fatelo. Comunque, perché nasce tutto questo? La cosa figa è che una volta, sostanzialmente, i cattolici erano illegali, ma avevano le palle dure e quindi... si costruivano delle chiese nelle soffitte, quindi i signori... La storia è un po' diversa. Questo tizio era un commerciante, il figlio voleva diventare un prete, dato che il cattolicesimo era stato bandito, il papà ha costruito per il figlio una chiesa nella soffitta di casa sua. Invece che comprargli una macchina sportiva. Era contento di fare il prete, ognuno ha i suoi desideri. Ognuno ha i suoi problemi. Quindi, questa chiesa comunque è bellissima ed è assolutamente da andare a vedere. Numero 3. Qual è il più grande artista di Amsterdam conosciuto in tutto il mondo? Van Gogh. Dov'è che c'è il museo più figo di Van Gogh? Amsterdam. Ok, quindi ad Amsterdam un'altra cosa bellissima da vedere è il museo di Van Gogh. Abbiamo poche immagini e pochi video perché ovviamente non è che si potesse riprendere più che tanto. Però vale la pena andarlo a vedere, nonostante il prezzo devastante. Non pensate di comprare dei souvenir veramente un po' cari. Costano come una Ferrari, però belli, eh. Vale la pena. Campanello poi, bellissimo, quello della bici. Ma poi parleremo dei campanelli. Quarta cosa da vedere in un weekend ad Amsterdam sono i canali, i quartieri un pochino più periferici con tutta la cintura dei canali. Nella zona meridionale ci sono tanti bei mercati tipo il Bloemenmarkt, che è il mercato dei fiori dove si possono comprare i bulbi, che sono assolutamente immancabili da prendere mentre si è ad Amsterdam.
adesso parliamo di dove mangiare. Allora, noi abbiamo fatto una splendida merenda che vi consigliamo in un locale di The Pip. Si chiama la torta di mia zia, detto in olandese, Tart van Matant, un nome del genere, ed è un posto veramente carino con un arredamento assurdo, la tela cerata ai tavoli, una roba veramente che sembra di essere a casa di mia nonna. Fanno delle torte spettacolari. Invece per pranzo, o meglio per il brunch, siamo andati sempre nel quartiere di The Pip, in un locale che si chiama Bakers and Roasters, dove conviene andare un po' prima, farsi mettere in lista d'attesa, poi ti mandano un sms per avvisarti quando il tavolo è libero. Ovviamente menù rigorosamente a base di uova, si tratta di brunch, cibo veramente molto buono, anche lì l'atmosfera del locale è molto piacevole. E invece per cena vi suggeriamo Un localino che abbiamo trovato nella zona vicino a casa di Anna Frank, si chiama Su Bar Bistro. È un locale molto molto bello anche questo come atmosfera, si beve buon vino, il cibo è buono e stranamente, giuro stranamente perché da italiana odio queste robe all'estero, ma stranamente fanno una pizza taleggio e funghi che è veramente veramente buona. Un ultimo capitolo è dove abbiamo dormito. Abbiamo trovato un posto diciamo un po' particolare, si trova nella zona sud, a sud di Vondelpark, vicino allo stadio olimpico, ed è l'earliest old and new Olympic new style, un nome del genere. Sto leggendo ma ho letto male. Comunque un posto veramente particolare perché è sul fiume, una specie di boat house sul fiume, houseboat sul fiume, che però è un container sul fiume, arredato in maniera molto carina da questo tizio che è simpaticissimo, che vi verrà a prendere sull'auto banana metropolitana con un'auto gialla con una mega banana sopra, vi porterà in mezzo con questa micromacchina in mezzo alle piste ciclabili nel nulla, una specie di discarica di vecchie auto d'epoca, un posto veramente assurdo dove troverete questa in Italia casetta. Entrare in un posto così vorrebbe dire morire, morte, cioè ti prendo anche gli organi, quindi fuori ci sono le famigliole in bicicletta e la nonnina che va a comprarsi il pane, quindi insomma un posto carino un po' fuori dai soliti schemi. Questo è il mini alloggio dove siamo stati qui a Amsterdam per questi due giorni, la stanza, il soggiorno con l'angolo cucinotto, diciamo, con una bella vista sul canale, terrazzino poco usato a causa pioggia. Ultimo capitolo è che souvenir comprare ad Amsterdam. Allora, noi abbiamo selezionato due cose. Al numero uno è andare a comprarsi sostanzialmente i bulbi. I bulbi sostanzialmente sono da piantare e cresceranno nei vostri giardini o nei vasi creando stupendi fiori. Okay. Quello che vi danno insieme a ogni bulbo, perché poi ci sono miliardi di tipi di... Sì, però non l'hai fatto vedere, ma non hai spiegato cosa sono. Cosa sono? Sono tutte le istruzioni per farli crescere, le caratteristiche, il nome, eccetera, eccetera. Quindi la voi... foto, così sapete cosa avrete in giardino. Anche la foto. Sono sostanzialmente uno va, sta lì ore e ore, si diverte, guarda, eccetera, eccetera. Sceglie cosa comprare e va bene. Al secondo posto, signori, è il campanello della bici. Il top. Cioè, ci sono dei negozi di campanelli per le bici con decorazioni e suoni. Ogni campanello ha il suo suono. Adesso noi ci mettiamo la giacca e andiamo al di fuori di casa, dove abbiamo montato i campanelli sulle nostre bici e ve li facciamo vedere. Ragazzi, fa freddo, quindi spicciamoci. Campanelli meravigliosi. Questo è il mio, questo è quello di Leo e... Noi li abbiamo presi con lo stesso suono e con a tinta unita, diciamo, ma ci sono di ogni grandezza, ogni suono. Sì, ma ci sono anche con decorazioni pazzesche, alcune comiche, suoni di ogni tipo, grandezze di ogni tipo. Assolutamente da acquistare e portarsi a casa. Allora, vi abbiamo suggerito di comprare i bulbi e adesso vi insegniamo come si piantano. Ecco il bulbo, ci va questo attrezzo apposito che fa il foro, non lo fa? Sì, fatto. Fanne un altro, fa un foro, voilà, e adesso? Fine.
E dove hai messo il bulbo? Dentro. Ma non l'ho visto. Beh, ma si è visto nella videocamera, l'importante è quello. Ok, a posto, vanno piantati nei primi 15 giorni di novembre, sappiatelo. È il tipo che abbiamo comprato noi. È il tipo che abbiamo acquistato. Poi comunque c'è scritto sulle schede tecniche. Poi se avete anche un cane, scoprirete che ce l'ha con la palla e vi romperà i coglioni mentre voi piantate i vostri bulbi. Eccolo che torna. Grugna, ti ciao. Lei vuole solo che gli tiri la palla.